Benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo nella parte nord del lago di Garda e più precisamente a Riva del Garda. Il punto di partenza per l'escursione di oggi è dal parcheggio Monte Oro. Il prezzo del parcheggio è di 1,50 € l'ora. L'escursione che sto facendo oggi può essere divisa in due parti. La prima parte è il sentiero del Ponale che porta da Riva del Garda a Pregasina e può essere percorsa anche in mountain bike. In alcuni tratti il sentiero è diviso tra chi va in bici e chi va a piedi. Qua c'è un bivio, ma non capisco se poi si ricongiunge o se sono due strade diverse, di cui questa è vicolo cieco. Visto che ormai sono qua, salgo fino in cima al forte. Ci perdete veramente 5 minuti a salire quassù e ne vale la pena. Dopo scendete e continuate per il sentiero, che è sempre questo. Come vedete, il sentiero è tutto in salita, ma è una salita costante, non avete mai un dislivello che vi fa fare fatica. Voi comunque considerate che tanto al ritorno è tutta discesa. Fin dall'inizio del percorso entrate nella Valle di Ledro. Volendo c'è una deviazione da fare che vi può portare al Lago di Ledro, ma non è il mio caso di oggi. Spesso potete scegliere se passare per le gallerie o se passare nel sentiero a fianco al sole. Dopo la prima oretta potete già trovare un bar ristorante e ha una bellissima vista, si chiama appunto Ristorante Belvedere. Subito dopo il ristorante e la cascata trovate il bivio, che se girate a sinistra andate verso Pregasina, se girate a destra andate verso il lago di Ledro. Io ho girato a sinistra. Ad ogni bivio trovate delle indicazioni molto chiare. Lungo tutto il percorso avete un panorama bellissimo sul lago di Garda. Sono arrivato in questo punto e una scritta a bomboletta sul muro mi dica Pregasina, quindi andrò per questa direzione sulla fiducia. Quel sentiero indicato Pregasina era soltanto per tagliare un po' il percorso. Vi servono, mi raccomando, le scarpe da trekking perché è tutta roccia e ritornate sempre sui tornanti di prima. Dopo un'ora e mezza, con calma, sono arrivato a Pregasina. Se non volete fare il sentiero del Ponale e volete raggiungere direttamente Punta Larici, potete partire direttamente da qui e parcheggiare la macchina qui. Però io vi consiglio di fare anche il sentiero perché è molto bello. Ora devo però trovare l'inizio del sentiero che porta da Pregasina a Punta Larici, che dovrebbe essere il 422B. Ho paura di aver sbagliato, basta che vi tenete la statua della Madonna sulla sinistra e salite verso il paese, poi troverete le indicazioni Bocca Larici. Tra l'altro in paese passate per una fontana di acqua potabile in cui potete ricaricare la borraccia. Subito dopo la chiesa e il cimitero del paese trovate il sentiero 422 per Bocca Larici. Ora la salita inizia a farsi sentire. Trovate un bivio un po' ambiguo, però se volete andare a Punta Larici dovete sempre tenere il 422B. Ci sono anche delle caprettine. Potete arrivare tranquillamente con le bici, mentre per proseguire per Punta Larici dovreste lasciarle qui. Come avete visto, il cartello chiama anche il sentiero 422A, quindi probabilmente si ricongiunge ad Anello. Qui sarebbe stato impossibile infatti proseguire con la bici. Arrivato finalmente a Punta Larici o Cima Larici, dipende come la volete chiamare.
quella è Riva del Garda e questo è Torbole e qua ci dovrebbe essere il sentiero panoramico Busate Tempesta che vi ho fatto vedere in un altro video e vi lascio il link nella descrizione. Ora per tornare indietro faccio lo stesso percorso a ritroso, altrimenti si potrebbe fare il percorso 422A, ma lo chiama per escursionisti esperti. Non sapendo il livello di difficoltà lo evito e ritorno per la strada che ho fatto all'andata. Il panorama a Punta Larici è stupendo da vedere assolutamente. Partendo da Riva del Garda ci vogliono circa 3 ore, 3 ore e mezza. Da Riva del Garda sono 9 km in salita all'andata e 9 km in discesa al ritorno. Non è molto faticoso perché comunque il dislivello è ben spalmato. In questo punto il cartello è un po' ambiguo, ma arrivate con entrambi i sentieri a Punta Larici. Il 422B è più facile, mentre il 22A è per persone esperte. Per scendere in paese a Pregasina ci ho messo meno di un'ora, adesso cerco un posto in cui pranzare. È incredibile che all'andata mi sia fatto tutti questi tornanti senza rendermene conto. Su a Punta Larici per mangiare non c'è nulla, dovete scendere in paese a Pregasina dove ci sono due ristoranti, ma ahimè oggi li ho trovati pieni. Punto di ristoro Belvedere Pone Alto, che principalmente è servizio bar. E proprio per questo motivo riuscite a mangiare qualcosa al volo e trovare sempre posto. I panoramici li avete migliori al ritorno, anche perché il lago non è in ombra. Da Pregasina al parcheggio dell'auto ci ho messo un'ora e mezza per tornare, quindi diciamo che in meno di 3 ore da Punta Larici si ritorna a Riva del Garda. Se avete delle domande fatele nei commenti, se non siete già iscritti iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!